in un video. A me sembrava Manu, e comunque, boh, ok, grazie. Ok, ciao a tutti, bentornati. Ci troviamo qua con un'altra live di GTA a fare un contest con le attività insieme agli iscritti. Anzi, fatemelo aggiungere con iscritti. Però sono un po' rincoglionito, cioè se non metto il caps. La figata di Twitch. Allora. Allora, un secondo raga che riapro la chat di Twitch. Che sto modificando il titolo. Già va un po' lento. Ok, ciao ragazzi, ciao ciao. Ah, beh, ci credo che hai lasciato il commento, Marco, non lo metto in dubbio, eh. Allora, prima di andare a provare la missione con la D-Sim, giusto per curiosità, prepariamoci le mie cose. Poi, appena arriviamo con tutti, ciao Giulia, appena arriviamo con tutti, partiamo anche col contest delle attività. Ma dobbiamo essere almeno un po' di persone già in sessione. Poi, piano piano, se qualcun altro si vuole aggiungere, lo facciamo aggiungere. Ah, un secondo che sto accettando l'amicizia a Marco, che io non ne ho, ah sì, ne ho tutte e due, amico fidato. Ok. Bah, ho visto qualche video, a me non è che piace più di tanto, sinceramente. Anzi, bah. Io sinceramente i soldi per quello non ce li vorrei spendere. Però non si sa mai. Allora, stampa e fotocopie lo posso togliere, mettiamo articoli da caccia. Ok. Come stai Giulia, che mi racconti? Ok, procediamo. Mi raccomando, voi moderatori, adesso mettete la live in giro, pubblicatela, postatela. Mi raccomando, per favore. Io adesso vedo, perché sti mesi ho troppe spese. Volevo prendere World War Z. Che palle sta missione. Volevo prendere World War Z, però boh, non lo so. Non lo so. Vediamo. Grazie, grazie Marco.
Ah, l'hanno tolta la missione di Simeon. Meglio. Allora, Kimi ha già tra gli amici partecipato alla sessione. Che appena arriviamo a un numero abbastanza consistente di persone, partiamo con il contest. In più, da oggi in poi, chi farà una donazione nella live avrà i diritti di un abbonato in quella live. In più, chi si abbona chiaramente ha i diritti dell'abbonato durante il mese dell'abbonamento. Però chi vince stasera il contest, quello delle attività, partirà, diciamo, direttamente come un abbonato per un giorno. Sono indeciso se andare il 12 a sentirli Telofaz. Vediamo un po'. Sì, sta più vigilando. Poi tu non sei di game. Ciao Jane, com'è? Beh, mica non siamo lontani, eh. Come va, Jane? Brava. Mica, ma che occhiaie c'ho? Cioè, sembra... Con le telecamere della Play sembra che ho delle occhiaie della Madonna. Poi magari è così, non me ne rendo conto. Boh, mi fa piacere che è tutto a posto, Jane. Come mai così tutto bene? Cos'è successo oggi che ti ha fatto cambiare la giornata così radiosamente? Parla col tuo Enki preferito. Io tutto bene. No, non lo sapevo che c'erano le giostre, Gam, me l'hai detto tu. E io non ho più l'età delle giostre. Capisci Marco, non ci vado più da un po' le giostre, non vado più neanche al Luna Park qua a Novara da anni. Bene, bene, mi fa piacere che ti sei rilassata dopo il lavoro, Jane. Comunque io sono già in live su Twitch, eh. Se ti fa piacere vuoi passare a vedere il gioco, a game. Dopo Fara. No, ma tanto non ci prende, io non ci vado alle giostre, Jane. Comunque ragazzi, chi vuole giocare scrivete in chat, chi è già tra i miei amici, entrate in sessione. Frena, frena. Oh, beh, mi fa piacere, almeno per una volta ti sei rilassata per bene, ci sta, meno male, mi fai felice. Ciao Ste, tu sul gruppo Telegram non ci sei? È una settimana che ho scritto il raduno, comunque domani lo faccio. Stasera faccio il contest attività. Se vi abbonate oggi, chiaramente avete tutti i diritti di abbonamento soliti. Adesso d'ora in poi chi donerà? Ciao Black. Ok Ivan, ma...
Non so cosa intendi, però queste cose scrivile sull'altro gruppo. Non ho capito cosa Arrow. intendi. C'è un gruppo apposta per scriverci le cose in privato, scrivile in privato. Se ti regali la Play, sì, Jane. Ma al minimo devi spendere 300 euro per una Play, eh. Domani farò il raduno, però chi partecipa oggi al contest, domani chi è il vincitore, quindi i primi tre o il primo in base a quanti siamo, avrà l'accesso come un abbonato. Vai, vai, ti aspetto su Twitch, Jane. Ragazzi, avete visto i nuovi video che ho caricato su YouTube? Sa che sono troppo lontano. Eh già. Ma dove cazzo è? La metanfetamina. Minchia, sì, troppo lontano, sì. Adesso te lo spiego cos'è questo contest. Allora, un attimo ragazzi che cambio il joystick. Scusate, scusa Kiki. Mannaggia gli sbirri. Uno non può neanche... Oh! Uno non può neanche lanciarsi col paracadute tranquillo. Vieni in sessione, non c'è problema, però il party è per gli abbonati, Stefano. Giocare, vieni, giochiamo, non c'è problema, gioco con tutti. Appena siamo un numero, come dicevo già prima, abbastanza consistente, partiamo anche direttamente col contest. Che cazzo è successo qua? Aspettate a scrivere su Twitch perché devo ricaricare la pagina, perché non mi andava il video, non mandava neanche la chat. Oh, mi son perso. Ah, è là, è là. Non lo leggono, riscrivetemelo per favore perché ancora non mi ha caricato la chat. Cioè non è che non lo leggo io apposta, non lo leggo perché non si vede. Sto facendo delle cose al computer e mi va lento. Che sto... Ah, ciao Jane. Che sto caricando dei nuovi video da portare su YouTube. Per chi è sul gruppo Telegram già l'ho anticipato, sarebbe il... Com'è che si dice? I segreti di Google Maps e Google Chrome. Ha quasi finito per fortuna. Allora, il contest praticamente... Allora, il cont best donator è il donatore più alto. Oh, i primi tre donatori. Ci sono i punti doppi col motorcycle. Minchia, ma voi ste cose non me le dite, raga. Ma non ci credo, dai, raga. Ma voi ste cose me le dovete dire, io mi faccio i miliardi. Ma dai. Cioè, ci facciamo i miliardi seriamente, quando ci sono i punti doppi col motorcycle. Ah, ok, ho capito, Black. MMI, we expect the unexpected. I'll do my best. No, ho sbagliato.
Cioè veramente ragazzi, non mi avete detto che c'erano i punti doppi sul motorcycle? Cioè volete fare i soldi? Sono queste le cose che fanno fare i soldi su GTA. I punti doppi del motorcycle ci tiriamo fuori 10 milioni, ci tiravamo fuori. Prima 50, ma minchia pro skill, meno male, fuori dei palle. Fuori dei palle. Vai, vai, entra, entra. C'è da farsi soldi quando ci sono i punti doppi così. È da farsi soldi su GTA. Anche qua sta tuonando Marco, sai. Comunque il contest per le attività sono una serie di elenchi con delle gare, i primi tre che vincono in base a quante ce n'è. Se sono più di 10, i primi tre, se sono meno di 10, il primo posto. Cioè, se sono 5, il primo posto, se sono più di 5, minimo 10, i primi tre. E avranno accesso al raduno come se fossero abbonati. Come paura del temporale, mica c'hai 20 anni, ma seriamente. Seriamente c'hai paura. Però rimanete in live che ci sentiamo ragazzi, perché se non rimanete in live e non ci sentiamo cessa lo scopo. Piccola lei che c'ha paura di temporale. Non ti vedo. Boh, non lo so fino a che ore sto in live. Comunque vai a leggere quello che ho scritto sul gruppo dei moderatori, Black. Vabbè, ognuno c'ha la sua, cioè. Io non mangio le olive, quindi è possibile tutto. Beh, questa era una cazzata, non c'entrava niente, era per sdrammatizzare un po'. Allora, c'è da stare attenti che se mi si fulmina la plan comincio a bestemmiare in aramaico. Come sono stati eliminati da un moderatore? Cos'è che ha eliminato? Messaggio di chi? Ah, qua le emote non le puoi mettere se non sei abbonato, eh. Qua le emote le possono mettere soltanto gli abbonati di Twitch, ste. Adesso devi aspettare 10 minuti, è così Twitch qua. Ah, del vomito mi ricordavo. Però minchia, non mi ricordavo che così malamente. Aspetta che metto a posto un attimo Nightbot, perché minchia, non mi ricordavo così malamente. Cioè, prima erano tre emote. Pop, 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 pop. Allora, un secondo che modifico una cosa. Ok, minchia, 25 sono, cioè va bene. Ho abbassato il tempo, Ste, aspetta solo un attimo, scusa che.
non capisco chi è che è in sessione di voi, Se siete in sessione, scrivetemi il vostro PSN, a parte Stefano che appena lo sblocca Nightbot. Ma io le live le farei ancora come prima, ma non ho più il supporto di prima. Quindi mi metto quando tempo, quando voglia, ragazzi. Adesso mi metto più video piuttosto. Infatti quello dovete fare voi moderatori. Pubblicare i video in giro, fare un giro di like su Instagram, cosa che non ho visto fare ultimamente. E se vai a leggere quello che ho scritto, chi fa il suo è come se è un abbonato gratis, cioè come se si abbona gratis sul canale, ma dovete fare il vostro su tutto, non adesso faccio, no, no. Una volta che è stato fatto tutto, come si deve, visto che tu eri uno di quelli che facevi. Cosa si fa sentire? Quale video? Che palle quando fa così. Un attimo che devo vedere una cosa. Quelle di ieri. Cioè ci ha messo 24 ore per arrivarmi la notifica. Cioè roba che mi chiudevano il canale. Ma pensa te. Non ci credo. YouTube del cazzo. Funziona proprio di merda ultimamente YouTube. Sì, no, no, ma non deve essere un obbligo, però io dico, se vi fa piacere giocare e fare soldi, perché non è che giocate con me perché vi piace giocare con me, ok? Tranne alcuni. Quindi quelli che almeno fatelo il giro. Poi io parlavo di lui che è un moderatore, capito? Moderatore è un'altra cosa proprio. È un altro discorso, Jane. Qua non entra nessuno, raga. Ah, ecco. Ma va, ma tu sei Stefano, sei capo boss. Ma va, Ste, ma pensa te. Ma va. Scrivi su YouTube intanto che ti ha bloccato di qua. Perché devi metterla mira in manuale. A te crashi da tutte le sessioni, Marco, anche quando vai ai raduni degli altri crashi. Allora ragazzi, sta canzone qua di Solomon l'ha fatta con un video di GTA, che è una cosa assurda, troppo bello. Di lui che arriva a GT, che arriva a Los Santos, fa dei trusci. Bravo Solomon, con sta canzone ha spaccato, secondo me. Chiacchieroni, non dite niente. Figa come lampa. Stiamo
tirando sulla scorta per il K, hai visto? Hai visto Jane? Quale canzone? Ah, quella di Solomon è bella, ma il video che è bello, perché è fatto con la grafica di GTA, capito? È Customer is King, cioè il consumatore il re sarà, sì, sarebbe. Grande! Per il settimo mese si è riabbonato lui! Grande lui! Grande! Minchia, mi stavo prendendo malissimo! Minchia, ho sentito il treno, ho detto minchia! Grande Luca, grandissimo. Dai, entra in sessione che ti invito, Luca. Ah, vabbè, se ci sei anche tu, capo, andiamo, dai, dai, grazie ancora Luca, gentilissimo, grazie ancora. Beh, che gioco ti vorresti comprare, Ile, se ti compri la Play? Sì, dopo li leggo, non sto leggendo neanche i miei. Comunque, ok, Ivan. Vai, Luca, quando vuoi. Domani faccio il raduno, eh. Ogni tanto voi moderatori fate dentro e fuori da Twitch YouTube per favore. Eppure minchia c'ho voglia andare a sentire Te lo fa, sai Ire. Uncharted dal primo all'ultimo. Basta che ti compri PlayStation Now a 15 euro al mese. E c'era Uncharted 2, 3 qua. 2, 3. No, 1, 2, 3 mi sembra. Il 4 e l'eredità perduta te li devi comprare a parte. Ma ne vale la pena comprarti la Play solo perché ti piacciono gli Uncharted? Cioè ogni gioco costa 70 euro della Play minimo, eh. È Horizon, ma tu pensa che tutti i giochi sono così adesso? Quello è uno dei più belli.
Però ce n'è tanti così, tipo God of War, Tom Clancy, Ghost Recon, sei quattro tipi della Digos praticamente, della DIA che vai a smantellare un cartello in Bolivia. Qua ste dovevi entrare, cazzarola. Ah beh, anzi dai, me le faccio io che faccio veloce. Io ti consiglio GTA. Ma fammi un piacere, scrivi a Stefano, scrivigli se è in live che mi sente, perché il Nightbot l'ha bloccato per 10 minuti. No, no, vuoi il mio consiglio? Aspetta settembre, aspetta dicembre. Primo perché c'è il cap alla Street Parade. E fidati che sono dei ricordi che ti porterai dietro a vita. Fidati, proprio fidati su sta cosa. O come dico io, anche come dici tu, questo non cambierebbe il ricordo e l'emozione che proverai. E poi sono minimo 400 euro, eh. Va bene, va bene. Ah, Azzarola, sì. T'aspetto. Ah, ma sei tu capo boss? Este? Eh sì, chi è che viene al K con me? Tu vieni al K alla Street Parade. Poi la Street Parade. Io te l'ho già detto cosa penso io della Street Parade. Non ti ci vedo a te lì. Ci rimarresti sotto di brutto. Ehi, zia! Do you wanna try my bamboo? Te l'avevo detto che tuo marito doveva darmi soldi. Ah, minchia, io e te allora ci conosciamo da un po'. Io pensavo che era da poco che giravi qua. Comunque, scusa se quella volta t'ho buttato fuori dal raduno, però era già mezz'ora che... Ma chi è questo? Era mezz'ora che continuava a dire alla gente: rimanete in live, rimanete in live, rimanete in live, rimanete in live. Poi sei arrivato tu, cazzo, non sei neanche entrato in live. Però boh, dai, tanto hai capito, cioè non è per cattiveria che l'ho fatto. Minchia, piglia la macchina, bastardo, piglia la macchina. Brava Ile, brava, brava che me l'hai mandata, me l'hai condivisa, bravissima. Allora ragazzi, su Twitch. Dai, a dopo, dopo. Sì, no, ma tanto stasera rimango un po'. Bravo Ste, tienilo impegnato, bravo. Mi sono dimenticato cosa volevo dire. Mi sono dimenticato. Bravo, Ste, tienilo impegnato. Bella anche sta canzone qua. Ah, Dubfire. Loro ci sono al K, Ile. Ci sono anche loro. C'è un bordello di gente al K. Comunque raga, voglio dirvi una cosa, d'ora in poi
Chi farà una donazione in live, in quella live parteciperà come se fosse un abbonato. Cioè uno fa una donazione anche di 1 euro, perché minimo 1 euro, ok? Lo farò entrare nel party e giocare con noi come se fosse un abbonato. Chiaramente non donate 5 euro, piuttosto abbonatevi con 5 euro. Però adesso vi do anche questa possibilità in più. E scrivigli, poverino. Io alla fine l'ho paccato, non sono andato. Che oggi mi chiedeva se venivi. Ma che ti giuro, tu non ti immagini quante amiche ha lui. Perché è proprio un bravo ragazzo di cuore, non ti puoi immaginare, guarda. Cioè, un bravo ragazzo, davvero. Grazie Marco, gentilissimo come sempre. Brava, diglielo, diglielo. No, per farti capire che è un bravo ragazzo, che cioè, io confronto a lui sono uno stronzo, un teppista, lui invece è bravo, serio. No, le live di Twitch non puoi mettere like, ma puoi fare tutto. Cioè, puoi fare anche le clip. Cioè, di tutto puoi fare, di tutto, davvero di tutto. No, tu da amica mia avresti dovuto dire no, Ste, ma va, non sei uno stronzo, un teppista. Che stronzo. Non è vero, dai, che sono uno stronzo. Cioè, dipende dalla situazione come mi prendi. No, teppista non lo sono mai stato. Mafiosetto, dai, mafiosetto sì. Ma non mafiosetto nel senso brutto, cioè nel senso che alcune volte faccio dei discorsi del cazzo, vabbè no, ho detto una cazzata. Grazie, meno male che c'è Marco, grazie. Salomon, Salamel, no, ma no, ma no, ma va che mi ha fatto piacere. È solo che prima non me l'aspettavo, e quindi il mio che cazzo ci fai qua era inteso come proprio cosa ci fai qua, non per cattiveria. Allora vi spiego ragazzi, stamattina Ilenia, la piccola Jane, è venuta a svegliarmi a casa e me la sono trovata qua, gli faccio, ho aperto gli occhi e faccio che cazzo ci fai qua, ma non era rivolto cattivo, davvero Ile.
Minchia, io l'ho lasciato stare, Stefano l'ha bombato. Bravo Ste. Ora me lo dici. Che cosa, Ile? Questo dovevo dire. Ah, ma void significa fatture. Vi ho detto 100 volte di non spacciare qua. Datemi i soldi. Tutti i miei soldi. Sono pure le armi. Sono pure le armi questi. Grande, Ste, grande, grande. Comunque GTA non va più un cazzo su Twitch, eh. Minchia, prima facevo un bordello di gente su Twitch con GTA, oh. Hey there, boss. Fa più un cazzo. Allora, chi devo invitare? Marco. Dov'è Marco Stitch? Eccolo qua. Boss Ma has me no, hit. quello non. Cioè, dov'è? No, vabbè, comunque ha fatto bene Stefano. Sbatto, tanto sbattiti. Ah, ma vediamo. No, vabbè, ho visto un mezzo video, non hanno messo niente. Però, sa mai. Ah, mo in saldo, ah, buono, in saldo. Beh, però Futuroshock è bella, eh. Io ce l'ho tutte Apocalisse. Beh, no, è bello Futuroshock. Va bene, Marco, tranquillo. It's been so good getting close to you. Che poi su Twitch se tu fai tante clip o sul mio canale o su anche il canale di altri diventi una best clipper e ti dà proprio il badge da best clipper col Chuck, quello tipo da regista. Io raga però mi sa che davvero mi sono stufato, mi sa che mi metto a fare Fortnite, cioè, boh, voglia di tirare su scritti velocemente. Mi gira il cavolo per compra qualcosa. Mica c'ho soldi da spendere. Adesso finita questa ti invito. Minchia, prima il GTA andava di brutto. Ma più un cavolo.
Bam! Pagliaccio. Perché non danno sti cazzo di flare? Morse Mutual, how can I be of service? I'll do my best. Dai, spostati, che lo so che appena salgo mi fai fuori. Qua schifoso. Sì, basta che sono fatte bene, che sono... è roba carina. Qual è l'importante? Oh raga, buttiamolo fuori. Buttiamolo fuori. Cazzo di gente che si suicida, minchia, ti giuro. Non vedo l'ora che esce la Play 5, così almeno per un po' sti boccia di merda non rompono il cazzo. Dov'è sto schifoso? Com'è che si chiamava? Eccolo qua. Sì. Boh, non lo so, domani farò il raduno. Sì, tranquilla, Ile. Però la cosa importante, dagli un titolo. Dagli sempre un titolo, perché ce ne sono già tante. Raga, ma cerchiamo... o lo buttiamo fuori o cerchiamo una sessione. Sono due le cose. Sta sessione va bene, però c'è... Ah, eccolo là, Piero. Dov'è sto pisceletto? No, non ho capito. No, no, scherzavo di Fortnite. Sul mio canale. No, no.
Tu volendo puoi fare l'host sul tuo canale. Scrivi slash host, cioè hotel Otranto Savona Torino, il nome del mio canale che è tutto scritto in minuscolo, ste hcw underscore enki in minuscolo underscore, e in pratica trasmetti sul tuo canale la mia live. Però non ha senso, cioè, perché tanto non c'è nessun iscritto, quindi nessun follower. Però accettate l'invito al motorcycle, così almeno ci riconosciamo fra di noi. Sto schifoso. Ma accettato Piero, sì. Oh raga, facciamo sta missione di Simeon, tanto questa sessione fa schifo. Sì, ho visto, facciamo sta missione di Simeon, che a me piacciono un sacco le missioni su GTA, solo che non vi potete immaginare quante missioni ho fatto sulla Play 3. So solo io quante volte ho fatto gli spioni. What the hell is a fatto mocha? Ho fatto mocha Alexis Sirius with the sound effect when I play crazy your respect. Sì, però vai piano, cioè, con le clip. Con le clip vacci piano, perché stasera devo già caricare altri 5 video, 7 video più le clip, quindi vacci piano per favore. Cioè, ma fanne belle, cioè, capito? Non cazzate, dove... se le fai belle, che c'è un motivo, ci stanno. Beh, che poi alla fine magari le scelgo io, quindi... Ok. Allora, come faccio a mettere la Jane come utente regolare? Ok, ti ho messo come utente regolare, quindi dovremmo aver risolto il problema adesso, moderatore, VIP. Prova adesso. Allora, vado un attimo a fumare, così intanto poi facciamo una prova. Voi incominciate a entrare qua, per piacere. Ah, un attimo, ho sbagliato, devo chiudere la sessione. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao. Sono già partito da un po' con la live, tranquillo, non c'è problema. Adesso devi aspettare un minuto, Jane. Comunque, ripeto, c'è un contest per l'attività. Chi vuole partecipare, scrivete.
Allora, dalla sessione attuale 1 2 prova adesso a mettere l'emote come hai fatto prima, Ile. Vediamo se così funziona. Che poi voglio andare un attimo fuori, arrivo subito. No, io non ne faccio glitch, cioè se facciamo il colpo lo incominciamo, lo finiamo come si deve con me. No, ok. Non funziona. Ah, ma aspetta, aspetta. Che babbo. Ok, fra un minuto riprova, eh. Sì, no, un attimo che adesso vado. Arrivo subito. Arrivo subito, raga. Devo vedere. Anzi, no, dai. Dai, partiamo. Come ingresso il giocatore attende? Ah, ok, grande Marco. Adesso siamo solo in 4. Se riusciamo a essere almeno più di 5, partiamo col contest. Cioè. Allora, non funziona. Perché per fare la doppia live, per fare la doppia live, no, adesso dovrebbe andare però. Allora, no, VIP non c'entra un cazzo. Allora, mettiamo regular. Adesso Ile appena rientri riprova, vediamo se funziona. Cioè io l'ho sfigato che mi ha messo in colonia. Tua zia te la regalo. Allora raga, io prendo A. Scrivete ognuno in live. Ah no, io prendo B. Scrivete in live quale veicolo prendete. Ok, adesso funziona allora, boh. Scusa, devo riprogrammare tutto, non è che. Scusami, hai ragione però. Minchia, ti ammazzo, tia! Ti ammazzo, tia! Dai, scendi! Aspetta, ma quella cosa che abbiamo fatto per trasmettere sul salottino la live di Twitch? Che problema c'è? Non ho capito quello che intendi, Alessio. No, per fare la doppia live si può fare, si riesce, ma ci vuole la scheda d'acquisizione. Perché il video dove lo catturi? Io ci ho pensato durante la notte. Il video dove lo catturi. Però boh, già è un passo avanti, già. Già
Già appena prendo la scheda d'acquisizione, doppia live di gioco, eh. Stavo dicendo, ma chi è che mi rompe il cazzo con la moto volante? Come non si vede la web? Raga, se c'è qualcuno che vuole giocare a GTA che non è ancora fra i miei amici, scrivetelo. Ah, aia. No, Alessio, è una cosa fatta alla barbona, non mi piace, cioè, quando avrò i soldi per comprare computer e scheda d'acquisizione farò le live come si deve con l'overlay, cazzi e mazzi, fino a quel momento non posso, continuerò a fare le live così. Però, se qualche volta mi viene lo schizzo di suonare, posso farlo in live su tutte e due. Che poi è un bordello perché non se la metto a schermo intero non posso aprire niente io durante la live, capito? Perché sennò si vedrebbe tutto. Ciao Kevin Gottardi, io mi chiamo Stefano, non mi chiamo Chuck. Comunque, benvenuto. Oh, ma ah, ma mancavo solo io. Oh, ma che sei che ti hai dimenticato di prendere la macchina? Io la mia l'ho presa. Io la mia l'ho presa. Andate a prenderla voi. Io la mia l'ho presa. Perché non ho visto? Sinceramente non sono tanto belle, cioè devi applicarti un po' di più come me, Alessio, Alessandro, però ci stanno, bravo, eh. Io la mia macchina l'ho presa, eh. Oh, vado un attimo di là e arrivo subito. Intanto intrattenetevi, moderatori, intrattenete per favore.
se piove. Spariti tutti. Oh, almeno si è andato a prendere la macchina. Allora, bravo Aless, bravo Alessandro che stai studiando. Bravo. Ogni tanto mod, per favore, voi fatemi la cortesia di entrare. Cioè, non sempre, però ogni tanto entrate nel salottino e uscite. Ciao Luca, come va? Vai, facciamo la scena. Vai, fai la clip. Fai la clip, Ile, butta l'acqua, te che facciamo flash dance. No, in teoria da così lontano non dovresti farmi male. Prova a tenere il getto. La flash dance, doccia gratis. Bella, sta foto mi piace, dai. Comunque, Alessandro, le meme che mi fai in sti giorni, domenica sera le carico, eh. No, qua potete fare anche le clip. Su Twitch potete fare le clip. La cosa importante è che gli mettete un titolo. Quello mi interessa. Mettetegli un titolo, anche tipo un titolo del cazzo, tipo adesso doccia, cose così. Se voi andate, se voi schiacciate lo schermo, esce tipo un check da regista. La clip può essere di 30 secondi massimo, mi sembra. Non voglio esagerare, mi sembra di sì. Boh, l'importante è che ci scrivi qualcosa di tuo, così scrivo realizzata dal Fan X. Stanno arrivando questa macchina. Guarda i compagni. Però la macchina più figa, oh, è la mia, non ce n'è. Adesso facciamole un po' di missioni, dai, che da un po' che non le facciamo. Quindi vi aspetto, venite. No, la macchina più figa è la loro. Ma questa è come quella che c'ho io. Ah, cazzo, raga, ce n'erano altre di macchine. No. No, che danno. Che danno, via. Veicoli. No, venite qua che se me lo mette vicino vi buttate giù col paracadute. E poi l'ultima me la prendo io. Vai. Sì, andiamo. No, c'è l'elicottero, raga, me l'ha messo vicino. L'ha messo vicino. Ma sì, ma è un ragazzino, minchia Alessio. C'ha 11 anni. A te ti è arrivata la deluxe lì, cazzo. No, non ce la facciamo, raga, però proviamoci. Oh, dobbiamo fissarci tutti un punto. Queste missioni. Cioè, tipo, io prendo sempre la... Cioè, adesso per la prossima facciamo così, io mi prendo sempre la... Scrivete in live quale vi volete prendere voi. Sono in missione, non sono in sessione pubblica. Però se vuoi entrare anche te a giocare, Luca, va bene, che stiamo facendo un contest attività. E il vincitore, anche il contest best donator. Che vai, giù, uno dei due vada giù. Me la tiri, grazie. Dai, giù, saltate, oh. Oh, uno che salta, grande.
Accompagno Marco sulla D, che è quella più lontano. È Marco? Sì. Chi è Gregor Fischer? Ah no, Kevin Fischer. Ma sì, ma fa niente, Ale, è un problema tuo se studi o no, eh. Non devi rendere conto a nessuno. Cioè, se studi lo fai per te, se non studi... Chiaro che se rimanete bocciati quest'anno non partecipate agli eventi, ve lo dico, eh. Vai, vai, Marco, salta giù, salta giù. Marco, salta giù, Marco Stitch, salta giù. Grande. Ah, è per te, se studi, studi per te, cioè. Chiaro che vi ripeto, chi viene... Vabbè raga, ci abbiamo provato, non lo sapevamo che c'erano 8 macchine da prendere. Me coglioni. Buono. E io che sulla Play 3 mi ammazzavo per 7500 dollari. Ah, Jane, ci sei? Luca, ci sei ancora? Perché se ci sei ancora esco, eh. Ah, ok, fa niente Marco Stitch, fa niente Marco Stitch, tranquillo. Allora, sono queste, sono tutte da 1 a 4, 1 a 4. Luca, Luca Colia, ci sei? No? Te ne sei andato? Grazie Kevin che ti sei iscritto su YouTube. Grazie, adesso incominciano ad arrivare le notifiche anche degli iscritti. Buona, grazie Kevin Gottardi, benvenuto. Sì. Però c'è da trovare le missioni che si possono fare in più di 5, certo. Io, allora, ragazzi, se arriviamo a qualche persona in più, possiamo fare anche partire col contest direttamente. Io volevo fare tipo due deathmatch, due gare e un paracadute. Il vincitore, anzi, facciamo una modalità, ogni persona facciamo una gara, cioè un'attività su ogni persona che entra. Ok, il vincitore domani avrà accesso alla live come un abbonato, quindi quando vuole giocare entra nel party e tutti i vantaggi che ci sono di solito. Semplicemente. Semplicemente. Minchia, sto semplicemente ce l'ho anche sul lavoro. Mi viene troppo. No, no. Mi è arrivata la mail non da YouTube. Per quello ti dico. Luca Coria, ma c'hai, usi Amazon? Hai Amazon Prime? Perché volendo ti puoi abbonare al canale gratis. Comunque sì, mi sa che come dici tu, Alessio. Se c'è qualcuno che vuole giocare, che non ho tra gli amici, sì, ah boh, sarà così, capo. Se c'è qualcuno che vuole giocare, che non ho tra gli amici, che è la prima volta che viene sul canale, così scrivete che il canale è aperto e non solo per i follower. Ok, Marco, come vuoi, se vuoi giocare... Minchia, Elenia mi fa andare a dormire alle... Fa andare a dormire domani mattina con tutte ste creep. Qual è il tuo PSN però, Luca?
Pensate che io ce l'ho un cappello così, però mi ci vedrei a ballare questo cappello. Dai raga, entrate, io ti ho tra gli amici e Luca BTV, ok. Allora, se ci siamo già tutti, che siamo già in un po' di gente, io faccio la sessione inviti, così almeno entriamo, usciamo sempre dalla stessa sessione. Volendo. E vi invito a tutti. Si potrebbe fare. Intanto troviamo un'altra sessione. Io inizio ad avere. Oh, scusa Kiki. Scusa Tata. Inizio ad avere caldo. Figa come piove qua, ragazzi. Ogni tanto voi mod, fatemi la cortesia di fare dentro e fuori, dentro e fuori. Non c'è, cioè, dentro e fuori sempre, però ogni tanto entrate nel salottino. Anche giusto scrivete tipo C e ve ne ritornate via. Ero andato un attimo di là, Davide. Ma io stavo pensando una cosa mentre ero di là. Oggi Anna non ha scritto però, eh. Cioè, ci sta. Io sono uno di quelli che i cazziatoni ci stanno sempre, eh. Però gratificare, cioè, minchia, gratifica. Quando siamo stati meno, quando siamo bravi, gratifica. Cioè. No, perché non funziona. Hanno. Adesso anche chi si iscrive con un account fake che non è verificato. Cioè, adesso devi verificarlo. Verificarlo a due passi. Una volta che l'hai verificato a due passi, devi mettere anche la foto e caricare un video per essere un canale considerato canale YouTube. No, no, non è successo niente. Ok, grazie, ecco, boh, una cosa così, vedi? E va bene. Bravi, bravi. Poi chiaro, oh, è in ferie, cioè cazzi suoi, non lo. Cioè. Non è che lo sto dicendo perché c'è poi la live, che prima che vai a beccare un pezzo della live che ne parlo. Quanti pezzi abbiamo fatto oggi? Cioè alla fine quanti ne. Io ho fatto. Solo io ho fatto 7 pezzi. Cioè. E io dico se ne ho fatti 7. Non che ho caricato 7 pezzi, io ne ho fatti 7. E ne ho caricati 3. Cioè. Capisci? Quanto abbiamo fatto totale? Allora, 7 per 4, 4, 8, 12, 16, 18. Allora, 7 per 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 28 ore dovevamo fare 15 pezzi, praticamente. Minchia, solo io ne ho inseriti 7. Ci ho fatto metà resa io da solo oggi. Vabbè, oh. Dai, è inutile che lo dico io, però. Sti gran cazzi, eh. Eccoti qua. A te non ti trovo, partecipate voi. We got everything we need, thank you. It's going to be a great party. Ah beh, dopo le guardo Alessandro, dopo le guardo. Raga, alla fine le ho caricate tutte, eh. Quelle che mi hai mandato, sì, siete stati tutti bravi, eh. Ma senza Castelli.
No, scherzo, no, siamo stati, siete stati tutti bravi, bravi ragazzi. Ok, allora aspetta che ti devo mettere come utente regolare. Ma va! Mi esce scritto account creato, seguito dal 12 agosto 2018. Ma che figata! Non la sapevo sta cosa! Ma va, che figata! Ma solo con gli abbonati me lo fa vedere? No! Con tutti! Che figata! Allora, ti devo mettere come utente regolare, così puoi mettere tutte le emote che vuoi. Oh, shut the fuck up! Parti, entra in sessione che lo faccio subito. Ok, raga, recupero sto furgone. E partiamo. È scoperto l'America. Ma guarda che io mi esalto per... Allora, a me piace dare un diritto in più all'abbonato. Quando cazzo riesco a... E ci riesco, mi esalto. Cioè, perché comunque per me è tanto. Tu... Io sembra, ma va che io ci tengo a ste... alle live, tutte ste cazzate qua, ci tengo. Non sembra perché magari... Alcune volte faccio il coglione o che roba. Spammo, come faccio a spammare? No, no, non hai capito un cazzo, Alessio. Praticamente mettere gli utenti regolari. No, poi ah no, boh, no, no, no. A me, per me l'abbonato può mettere tutte le emote che vuole. Non mi interessa. Se è abbonato ha il diritto di mettere anche 200 emote. Non mi interessa. Sei quello che intendevi. Okay, so you're in serious trouble and you need my help. Okay. Oh my god. I don't know how. Thank you. Yes, I do. Money. Allora, chi manca? You're people Stefano like that, manca. right? Aia. I need to chillax a little. Do some dancing at a club. Inspire people with my presence. Your place is Studio Los Santos, right? If people see me there, the place will be the shit. Oh, ma gliela I can't presentiamo la believe this Mignot happened One, twice to raga. me. So I crashed my Gliela sports presentiamo car. la Mignot I One only ran alla because the piccola paparazzi Jane. were coming. Non Those lo so, non cops l'ho ancora have vista. had it Comunque sì, after sei me since I bravo. wouldn't perform at their dumb PBA La roba della convention. Mira, Such a quando trovi la creep. sessione giusta, rimani un sacco da solo, People capito? Per think I'm quello. just that Poi girl in the preferisco io con la mira cheerleaders. All manuale. about her if you È VIP area più store. Lots of underground. people are gonna try to get my autograph. If you want, you can tell people I sat in your car. You could totally sell it. C'è la connessione che va un po' di merda stasera. Comunque, ragazzi, ho caricato dei nuovi video su YouTube. Adesso incomincerò a portare tanti tanti video
di Epic Fail, come si dice Epic Fail, i segreti tipo di Google Earth, easter egg strani di giochi, creepypasta. Incomincio, diciamo, ad attivare il canale YouTube come canale YouTube, non solo per le live. Concentrerò di più le live di gioco su Twitch e YouTube lo userò solo per caricare video da adesso in poi. L'unica live che farò su YouTube sarà il salottino, proprio per tenere una live attiva su YouTube per chi comunque usa solo YouTube o per chi ha piacere di parlare solo con me, che ultimamente entra poco un cazzo. Raga, se vedete la serie che porto adesso, quella nuova, quella degli easter egg di Google. Marco, accetta l'amicizia. Accetta l'invito, Marco Coccoluto. Coccorullo. Chi è questa? Chissà perché, ma che cosa? Jane, non ho capito cosa intendi. Ragazzi, voi che vi ho invitato nel motorcycle. Buona, buona Luca, appena entri. Ciao Enduro, come va? Ah, la Minion One! Minchia, aspetta, facciamo io vedere la Minion One. Rimanete in sessione, eh. Minchia, chi è la Minion One? Chissà perché entrano in pochi per parlare con te. Ah, adesso bene, tutto bene, Enduro. No, oh, non si usano ste parole. La Mignot One è una signora. Poi Mignot One. Capisci a me? È una signora. La Mignot One, praticamente, è la moglie del lupo. Vedi? Lupo, Mignot One. Bella la mia Minion One. Bella mia, ma che bella. Talla Dark, com'è? Com'è? Ora moro, figa la Minion One, ragazzi. Grande ritorno della Minion One. Domani lei lo farà il raduno, eh. Ha portato sempre bene la Minion One quando faceva i raduni, eh. Ci ha fatto la clip, mi sa, la piccola Jane. Minchia, la Minion One! Benvenuto! Minchia, non ci vedo un cazzo, raga. Tedoreon, benvenuto, benvenuto, Tedereon. Come stai? Che ci racconti? Scrivi pure, non farti problemi. Ah, ok, Dark, grande, anche a te ti devo mettere un attimo come... Ti devo mettere come utente regolare. Dark, io ti avrei aggiunto sul gruppo degli abbonati, ma non ci sei su Telegram. Che cazzo stai ostando? Vabbè, frega un cazzo. Vei, grande lei, nel suo club. Auma Auma. Raga, ma se vi trasferite di qua, venite in sta sessione che è più libera. Enduro, che ci racconti? Grande lei. No, voglio fare una foto con le luci. Stai zitto. Minchia, la Minion One, quanto mi mancava! Sì, venite qua che siamo in tre. Quanto mi mancava la Minion One. Dra qua che bella. Coglione. Coglione, vai a lavorare. Coglione. Allora. Ecco, la Minion One è fatta bene. Canetta.
Non ci sono le canette. Cazzo di club di merda, Mignot One. Ecco, lei non c'è un cazzo da fare, se non avete voi da vendere, ragazzi. Voi avete da vendere? Perché se avete da vendere, faccio le vendite con voi e poi passiamo. Minchia, cala con ste clip, che sennò mi fai andare a dormire alle 6 stanotte, Ile. Ok, è un rompiballe, ma trattarlo così no, e che diamine. Ma con chi ce l'hai, Luca? Aspetta che ti invito nel party, mi fai capire, perché non ho capito cosa è successo. Oh, io però la voglio continuare a usare la Mignot One. Luca, facciamo le tue vendite. Luca, ma tu c'hai da vendere? Figa, allora dovrei andare a prendere il lupo. No, comunque parlavo di LED, che prima da Ah. Ireland poco fa, I didn't know you party like this in LS. perché avevo scritto un altro messaggio, ho scritto no, farò LED. Come gli ho detto, poco farò di stare zitto. Ah, ok. Ciao, tizio moto. Cadi da moto, stavo così. Un altro tizio moto. Wow, you promoted this Ti ho aggiunto, venture. Quindi Dark. magari Ah, potrei avere perché macchine. tu non avevi mai visto, Ile, che si può ballare nel club. Ma se Figa, figa, questo è il bello di sto DLC. Quasi mi prendo da Silvestre. Cos'è che ti prendi? Anis Silvestre. Qual è? È su Legendary. Vabbè, figa. Guarda che io ho comprato tutto con lei, eh. Non sembra, ma io ho comprato tutto. Io ho comprato il Knight. Il bunker. No, il bunker. Il motorcycle, che io l'ho comprato in città, l'ufficio, ma non gli ho comprato l'hangar, perché lei non è il lupo. Cioè, la schiava deve lavorare. Se l'ha fatto un cazzo. Stefano, tu l'hai capito, se è il giochetto della Mignot One. Guarda, ancora c'ha il livido in faccia. Ancora è sdrumata la Mignot. No, peccato che adesso sono nel party non muove la bocca. Sì, no, lei non li sa guidare gli aerei. Stavo parlando con mia mamma di come tradirebbe il suo ragazzo se conoscesse uno ricco con i soldi. Io sono sincero, io quando ero con la Vani poteva presentarsi anche una stracchina di soldi che forse perché ero troppo innamorato, ero cotto. Dai, vado a prendere il lupo. Torna al gabbio, Mignot One, torna al gabbio. Torna al gabbio, Mignot One, torna al gabbio. Oh, ma è esaltato la Mignot One, mi mancava. Guarda, di nuovo qua dentro, no. Facciamo uscire il lupo, va. Minchia, pochi RP mi dicono, eh. Proprio qualche RP, cioè. Però un elicottero e una barca gliela potrei comprare. Che poi c'è un aereo, che aereo c'ha? Il Dodo c'avrà. Cioè. Ah, capito, Ah, forse avevo ok. messo gratis la funzione di chiamare i veicoli di
Quali? No, Della Pegasus. Tu ti sei no, inventata, no. sai. Ok, Alessandro, bravo. Adesso mi spieghi come ho fatto. Se io ho trovato una ragazza più o meno un mese fa, in 13, e qualcosa succede, e io non ti tradirò mai. Non tradirò mai. Bravo, bravo, Dark. Così è, un vero uomo non tradisce. Lascia, un vero uomo lascia prima di farsi un altro. Almeno io la vedo così, poi ognuno la può vedere a suo modo. Buona, buona. E lei mi diceva che è normale che lo farei degli altri. Vabbè, ma tu già non pensare che lei ti tradirà, cioè. Alla fine goditi quello che viene, ti dico stessa cosa che, cioè, gli dicono anche ai degni, è stessa cosa che ti dico anch'io a te. Ti devi godere la vita e prendere quello che viene come viene. Adesso puoi starci insieme una settimana, un mese, un anno. Boh, goditi quel momento finché c'è. Quando non c'è più, boh, amen. Fanculo. Meglio vi vivere di rimpianti che di rimorsi. Ricordati sempre sta cosa, Dark. Sta frase proprio prendila come lezione di vita. Meglio vivere di rimpianti che di rimorsi. Sì, no, ho capito Alessio. Tu sei online, vero Luca? Sì. No, Guarda che ci sono i pidocchi in carcere. Ci sono i pidocchi ancora in carcere. Ogni volta che esce dal carcere il lupo gli radono i capelli, non so come mai. Vabbè, ma che schifo, non potete programmare sta cosa. Gioca durante questa settimana. Cioè, deve essere una cosa che viene, Dark. Piccola Jane, che fine hai fatto? Cioè, non potete programmare al terzo mese. Cioè, è squallida come cosa, Ema. Ah, io ancora tuttora c'ho la regola dei 3 appuntamenti. Primo appuntamento e ci deve scappare uno stampino, minimo. Il secondo, lo dico, uno Yoshi è minimo, minimo, minimo un bacio con la lingua. E il terzo ci deve scappare tutto. Se no, troppa cosa è troppo. Deve venire da sola, sta cosa. C'ha ragione, la piccola Jane è saggia per queste cose. Vero Jane? Io tuttora la uso sta regola di 3 cose, Ma perché mi devi uccidere? Ce ne due di scorte. Madonna, sti bambini idioti, oh. no, ma eppure sta giocando con noi, ste. È con noi, Dexter, quel ragazzo nel party che è con me. Oh, raga, io devo passare un attimo dal parrucchiere. Dopo l'ho presa come un gioco e ho cominciato a fargliene. Perché che bambino di merda. Ma con te non è successo perché non ci siamo frequentati io e te. Siamo sempre usciti come amici, Legna. Capito? Quindi No, io uscendo. non credo. No, quello non lo conosco, quello puoi tritarlo di botte. Cioè, io e te siamo sempre usciti come amici, è diverso. Cioè io parlo di una frequentazione, conosco una tipa, ho sempre avuto sto canone. No, no, tranquillo, tranquillo, Ste, per quello, l'importante è quello che ci sentiamo, cioè se non vi abbonate almeno in live come hai fatto tu adesso, bravo, che ci sentiamo. No, ma che proprio. Date a Sentite, dargli. mi raccomando. Andate a dargli una Sì, mano. Andate a dargli una mano. A Dexter, perché i soldi li prendete tutti. Ma secondo te io salgo su quella macchina, Piero? Ma tu sei fuori. ma ormai tanto l'hanno già portato loro, Ah, io devo andare un attimo dal parrucchiere. Ma Capo Boss giocava con noi prima, quando eravamo su Twitch all'inizio, ti ricordi?
Sì. Neanche apposta a chiuderlo, stavo uccidendo i tizi della Meriwether e lui era semplicemente capitato dove ho sparato con il cannone. Poi lui che ha iniziato a volermi uccidere per... Non se la cagano mai sta lotta tra business, non se la caga mai nessuno, la volta che ci vado io da subito ci devono essere in 20 che se la cagano, che rompono le palle. Vabbè, sono troppo bianchi. No vabbè, tanto domani me la faccio la tinta, quindi lasciamogli i neri, va. Che fa schifo, non si può guardare. Cosa c'è, piccola Jane? Perché cazzi tuoi? Ma non ci pensare nemmeno, Dark, rapinare una vecchia, ma stai scherzando? Eh, perché, scusa, perché devo farla vedere in live quando sono già pubblicate su Instagram? Le persone vanno su Instagram e lo scrivono lì. Tanto ti ho taggato, cioè se vuoi puoi scriverci qualcosa anche tu, no? Dai, io vado a fare un attimo il giro delle attività, ragazzi, così. Quanti siamo, raga? Entrate. Vi ho mandato gli inviti, entrate, raga. Ma hai visto che ci sono gli RP doppi sul motorcycle? Luca? Io l'ho visto adesso. Adesso qualche sera la farò la doppia live. Oh, lo so, non se lo caga mai nessuno, però quando devono rompere i coglioni, rompono i coglioni. Oh, tranquillo, Alessandro. Beh, sì, hai ragione. Non ti mira perché questa è la sessione a mira manuale. Qua è difficile che entrano bambini a rompere i coglioni. Chi entra a rompere i coglioni perché è davvero bravo. Capito? Ciao Alessia! Ah, Umberto! Vieni, vieni, sono in live pubblica, eh. Vieni, vieni. Sono in live su Twitch. Tu te l'hai rifatto l'account di Twitch, Umbo. Vieni, vieni, Umbo, vieni. Vieni, vieni, entra in sessione, vieni. Sì, dopo ci ho pensato. Devi essere contento che non mi ricordo il nome di tua moglie. Umbo. Sì, Umbo Top, è lui. Sì. Ho visto Alessia, ho detto oh, ciao, benvenuta. Cioè, mi ricordavo di averla già vista, dopo ho collegato che era sua moglie. Ah, perché è uscito, Luca? Come sessione piena, aspetta. Suca! Suca! No, rompicazzo quel bambino. Chi è questo? Ma chi cazzo è questo? Perché? Infatti anch'io me lo sto domandando. Cos'è che hai scritto? Cos'è che hai messo? Perché i caps li ho sbloccati. E le emote le ho sbloccate. Cos'è che hai messo? Vai, vai, vieni, vieni, vieni. Vabbè, tanto l'importante è anche che rimani nel salottino e ci sentiamo uguale. Cioè, guarda, 452.000 la metanfetamina. Luca. Dai che stiriamo su qualche milione. Piccola Jane, fammi capire, perché prima hai scritto cazzi tuoi? Cioè, ti sei offesa? Non nominare mia madre.
Cioè, tu hai scritto non nominare mia madre e lui ti ha buttato fuori. L'unica cosa che non ho bloccato, le parole non consentite. Quelle non ho messo per gli abbonati. Minchia, appena appena fumo fa, eh. Bella così. La voglio anch'io, sta livrea. No, la voglio anch'io. Oh no, la voglio anch'io. Umbo, domani facciamo il raduno. Dicevo, mi spieghi un attimo come funziona GTA che già da me. Ma è sempre lo stesso, eh. Non è cambiato niente. No, io non ce l'ho sbloccate. Ah no, ce l'ho. Minchia, così estrema, cioè troppo precisa, bellissima, bellissima, bellissima. Bella, 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 mi piace. Contromisure. Welcome. Ciao Darkfire, benvenuto. Grazie del follower. Se hai PS4 e vuoi giocare con noi, non c'è nessun problema, puoi venire a giocare tranquillamente. Beh, già su Twitch mi viene voglia di invitare la gente a giocare confronto a YouTube. Nel tuo stile. Sì, è nel mio stile proprio, guarda che bella. Ma perché prima mi hai scritto cazzi tuoi? Cioè, ti sei offesa di qualcosa, Ida? Vai, grande Umbo. Grande, grande. Oh, guarda se si muove, oh. Minchia, pensavo che era pieno già. No, è la PS4 normale. Guarda, se vuoi mandarmi la richiesta d'amicizia, basta che scrivi punto esclamativo PSN. Così la mandi direttamente tu, quando l'hai mandata me lo dici che ti accetto. Ah, siamo già amici. Ah, perfetto. Boh, perfetto allora. Allora partecipa. Allora partecipa, se siamo già amici partecipa. Non c'è nessun problema allora. Perché trovarti io è un bordello con GTA. Come hai detto che ti chiami? ID Young. Non ti trovo io. No, com'è che c'era il modo per vedere da quanto mi seguivi? Era punto esclamativo. Ah, punto esclamativo. Ma va, Beppore. Sì, era qua, era su Twitch che funzionava quel comando. Com'era? Punto esclamativo.
No, no, non conta su YouTube, chiaramente ti conta solo su... Però è più bella così, come la sua tutta è... Beh, però è più nel mio stile, come dice la piccola Jane. Bravo, sì, punto esclamativo follow. Sì, è lui, sì, è lui, è lui, è lui. È lui, aspetta, non funziona per questo motivo qua, guarda, faccio... Funziona per il semplice motivo che Stream Elements è collegato a YouTube adesso. No, che Ste è con noi Umbo, è con noi. Non lo vedi che c'è il mio stesso tag? Come faccio a sconnetterlo? Aspettate, aspettate che mi sa che posso usarlo insieme, Stream Elements. Che poi non è neanche sul canale giusto. E come faccio a disconnetterlo? Cioè, se io voglio sing out, eccolo qua. Un attimo, raga, che sto guardando una cosa. Perché aveva tutti i giochi, ti ricordi? C'erano tutti i giochi, tutte le cose. Ok, connect with Twitch. Ok, perfetto. Boh. Prova adesso, Dark. Cosa avete scritto, ragazzi? Perché dove vai? Dove vai, Ile? No, perché te ne vai? Dai, che domani non vai a lavoro, dai. Fare la vecchia, oh, dai, Ile. Ciao Raffaele Cibelli, benvenuto. Dai, non fare la vecchia. Ammazzati, Ron. Lui è sempre il pappone pieno di soldi, Umbo. E qual è il tuo account, scusa? Quello è Piero Coccolullo, no? Ah, vabbè, è stanca, dai, oggi è andata a lavorare. Poverina, dai. Dai, c'è da capirla. Raffaele, che ci racconti? Ah, vabbè, dai, dai, lei ci sta, dai. Tranquilla, ce ne faremo una ragione. Noi speravamo che rimanevi un po' di più. Visto che... Ciao Space! Com'è? Tutto a posto? Perché l'ha bloccata di nuovo? Ah, 5 secondi avrei scritto qualche parola che non dovevi. Buonanotte, buonanotte tesoro. Un bacione, cara. Bene, bene, Space, tu? Fai il conto che tu hai iniziato a seguirmi dal primo mese che facevo le live. È un anno e 6 mesi quasi, perché io le live ho incominciato a farle a gennaio dell'anno scorso, gennaio 2018 o 2019. No, 2018.
Ma Dark da molto di più, te lo posso assicurare, Alessandro. Dark ha visto il bello e il brutto di me. Sì, fammi vedere. Comunque, ragazzi, domani voglio ricordarvi che faremo un raduno. Oggi, se arriviamo a fare qualche persona in più, possiamo fare anche il contest tra poco. Fatemi fare le vendite prima. Stasera devo caricare un botto di video. Ah, bella, bella. Io invece l'ho fatta Apocalisse, la mia. Boh, dai, andiamo a vendere. No, ti fa entrare sempre nella mia. Sì? Ricordo male, mi pare di sì, se entravi, se facevi l'accesso ti dava uno o due livrei gratis per il cantante, se non mi sto confondendo veicolo, eh. O comunque livrei gratis per qualche veicolo. Buona, buona che ti ricordi quella, la prima live che sei entrato, mi fa piacere. Io delle volte quando torno dal lavoro, io lavoro molto pesantemente, quando torno a casa accendo il PC. Vabbè, è normale, minchia, tu ti spacchi al lavoro, mica fai come me che stai seduto e rompi il cazzo alla gente, cioè tu ti fai il culo confronto a me. No, è vero, io sono onesto, eh. 714.000 dollari! Sono curioso di vedere la Quanti cosa. soldi, oh! Vedi di impegnarti quest'anno, visto che c'hai gli esami. Ragazzi, nel salottino, cosa mi raccontate? Che mi dite? Solo 12.000 dollari per Figo, qualcuno proprio. Va bene, avevo letto Alessandro. È solo che alcune volte non ti rispondo perché cosa dovevo dirti? Ok, va bene. Comunque, ok, va bene, ti ringrazio Alessandro. No, è bassa come media, eh. Ah, è partita la gara. Chi è che vuole competere? Ha vinto Stefano. Giusto dritto, dritto per dritto è caduto. Tu domani ci sei per il raduno, Luca. Tanto parto di mattino. Come non ti va Twitch? Perché devi abbassare la connessione, Space. Devi abbassare la qualità, si vede che è la connessione che non va bene. Sì, cerco di farla partire di mattina. Dov'è che è lo stronzo? Vabbè, sti cazzi, tanto ci sono i punti doppi. Fa niente, l'importante è che va un bo, fa niente. Sì, metti come io devo metterla a bassa latenza, Alessio. Intendi io? Non so come si fa con Twitch. Vieni, Kira, che poi io dico. Cosa, quanti soldi vi ha dato, raga? Vieni, vieni. Quanto? Minchia, buona. Vieni. Ah. Eh sì, Space, devi abbassare la connessione. Cioè, non la connessione. Qua mi stanno dicendo di mettere anche la bassa latenza. Minchia, vedi tu. Conviene farlo magari visto che siamo in due e diminuire da due e poi se si devono fare. Ah, tu dici che no, ma va. Questa è la leggenda metropolitana che si diceva anche su Twitch, su. Sta cosa la dicevano anche su. Quando giocavamo a coso. A Destiny. Però l'ho messo così.
ma non so se è dentro la live. 55.000, buona. Eh sì, perché ci sono i punti doppi, Umbo. Ci sono i punti doppi, a voi vi paga un sacco. A me mi ha fatto saltare 200.000 dollari, il bastardo. Perché a voi più o meno vi dà il 10%. Ora tutto è fuori. Cioè quanto ti ha dato alla fine? Non lo so, c'ho la web sopra i soldi. Non lo so. 4 milioni. Sì, mi sa che mi ha dato 500.000. Il contest, io volevo essere più di 5 almeno. Fammi finire il giro. Siamo 1, 2, 3, 4, 5. Almeno un altro paio di persone. Il contest top donator è già partito. Se volete donare, donate. Quello delle attività, adesso la facciamo qualche missione. Adesso vediamo un po'. La facciamo qualche missione. Adesso cosa c'è con cosa c'è con i punti doppi adesso sto mese, sta settimana? Ah, no, basta che vai sopra e ti va di culo, anch'io prima l'ho attivata così. E ci ha dato 4. No, basta che vai davanti a Simeon, cioè. Missione di recupero, quindi in missione. Sarà in missioni. Prova a vedere. Com'è che fai calcolare la media? Perché stavamo parlando con una mia collega ieri e cioè devi fare la divisione delle moltiplicazioni, cioè com'è che cioè la moltiplicazione delle interrogazioni, com'è che funziona? Ok, Dark, ho capito. È solo che la missione non la possiamo fare quella di Simeon. Che siamo in 5. Triplicati. Ma le sopravvivenze, sono sempre quattro persone. Ah no, missioni sopravvivenza, eccolo qua. Minchia, triplicati sì. Sì, è il primo che esce, ci facciamo una sopravvivenza. Solo che in manuale è tosta la sopravvivenza in manuale. Minchia è dura la sopravvivenza in manuale. Ma il bambino che ho ucciso prima me, cazzo, sono della specie più fastidiosa che vengono a romperti le palle, ad ammazzarti solo per farti perdere la vendita e Ma poi qual sono era? d'accordo. Andiamo a rompergli il cazzo, qual era? Ah, No, adesso se ne è scappato. proprio dalla sessione se n'è Scusate, scappato. Dio. Sì. Proprio dalla sessione, Mi ha bastardo. ucciso, se n'è andato via, si è allontanato sicuramente per evitare di farsi Sì, ammazzare da me. minchia, si abbassava Mi il ha preso e si è ratio. messo. Scusa, gli si abbassava il ratio anche te. Scusa, Luca. Scusa.
Ma puoi distruggere la merce per farti cosa? $2000? Sì. Wow, sei proprio... Bello che la Rockstar ha messo sta cosa di $2000 per non incentivare. Non hanno capito che la gente è stupida. Sì, ma sai cos'è? Che prima... Sai cos'è? Prima per entrare in sessione antisportiva ci mettevi pochissimo. Dovrebbero riprendere a fare così. In modo che la gente non caga più il cazzo. No, l'antisportività te la dà solo quando tu distruggi il veicolo di uno e non hai soldi per pagare il meccanico. Allora lì dopo due o tre volte... Sì, ma non ti... Sì, ma non ti mette... Ma non ti mette in sessione antisportivo. Sì, quello sì. Scusa. Eh sì. Buona, buona Alessandro. Non lo so, devi Dark, devi guardare tu, perché c'è proprio scritto paga con Google Play. Lo sa... Chi è questo? Ma l'avete vista la scena? Grande Marco Stitch. Non riesco a capire se ho ancora la pulizia o meno. Beh, facciamo così e faccio prima. Hey, which one of my skills is required? Okay, call me back once you decide. Quale? Ah, ho capito qual è. Sì, ho capito qual è. Bella, mi piace minchia l'oppressor così. Minchia, fagli una foto, va. No, cazzo. Mi hai rovinato la foto. C'era il palo, adesso appena faccio partire qua la rifaccio. La volevo fare anch'io. No, se vuoi fare una cosa fatta bene, che io già l'ho fatta una foto a tutti i veicoli. Se vuoi, scegli tu quando e come. Fai una foto qua. Tanto tu hai la possibilità di tornare indietro nella live. Questo mi piace un sacco, ma... B11. Mica sto hangar fa paura. Io non vedo l'ora che esce la Play 5, ragazzi. Allora, in teoria quando uscirà la Play 5, quindi giugno dell'anno prossimo o dicembre dell'anno prossimo, uscirà subito con GTA 6, Gran Turismo 7 e Horizon 2. E giochi che prenderò subito tutti e tre. Tutti e tre li prendo. E io, se
così, sei spiritoso, bimbo. Bimbo, eia, sei spiritoso. Mi chiede, mi fai morire alcune Cioè, volte. venuto, C'hai è ragione, c'hai venuto con ragione. l'elicottero e ha cercato di falciarmi. Quale Tu impostazione? glielo faccio passare io, lo Quale spiritoso, dimmi. impostazione, Alessio? Vai, vai, rompi il cazzo, tanto. Sarà armato? Vieni a me. Tu qui. Tu qui a me, cane. Portami il motore armato. Bravo, bravo Alessandro, hai fatto bene, bravo. Like, I don't know about you. Ma io non ho capito se dovevo metterla io la bassa latenza o il ragazzo che voleva entrare sulla live di Twitch. Perché io non ci ho neanche guardato come mettere la bassa latenza. Com'è che si chiamava quello che ti ha rotto il cazzo? AWK? Bastardo. Ma neanche lo volevo prendere io a sto stronzo, no, adesso lo vado a far fuori. No, vai a prendere l'arancione tu. Adesso lo vado a prendere io a sto pezzo di merda. Hello, this is Morse Mutual Insurance. I think we can handle that. Va bene, va bene. Ti aspetto, Alessandro. Scrivi punto esclamativo donazioni. Scusa, ma prova qua da YouTube se funziona. Cioè, non sentirti in obbligo che devi donare per forza, Dark. Cioè, vai tranquillo, eh. Aspetta che sto controllando se funziona. Sì. Perché o è Steam Nightbot? Perché o funziona su Twitch o funziona su YouTube, mi sa. Non sono male queste missioni dell'hangar, dai, alcune no, alcune sì, sono una rottura di palle, però
Raga, non carica, però fatemi un favore, anche clip, foto, cercate di farle poche ma buone, perché se poi ne fate tante, a me dispiace non pubblicarle alcune. Capite? Stavo dicendo, Alessandro, cercate di fare poca roba ma buona, perché sennò poi io la domenica ho un macello di roba da caricare, tipo la piccola Gemma ha fatto 9 clip. Cioè, le clip poi quando le fate mandatemele in privato su Telegram, così poi le condivido, le guardo, le condivido. Figa come russa. No, vabbè, tranquillo, ti sto spiegando, Alessandro. Ti sto spiegando. A me quello mi ha scritto. Io comunque sto pensando che tolgo di nuovo gli iscritti da YouTube, ragazzi. Quello prima mi sono iscritto, mi è arrivata la mail, a posto di averne 65 ne ho 63. Cioè, com'è? Però t'ho preso. Come? Io non l'ho preso a lui. Ma cazzo è possibile? Va bene, Stefano, tranquillo. Ci vediamo domani, però. Puttana, adesso tanto ti becco. Sì, non è che la gente spara perché è capace di sparare, no, carabina, botta di culo, ti spara. Guardalo, guardalo, guardalo. Vai, scappa. Minchia, questa bella, dai. Questa mi ha preso bene. Sì, no, ho capito, beh, ovvio. Se non mi piace, ovvio. Insomma, ha rotto il cazzo, vedere che mo tiro fuori il cangiali. Adesso basta. Vabbè, tranquillo, tranquillo, non c'è bisogno. Mandatela a prendere l'ultimo, per favore. Ah, ti manca la mira, eh? Brava. Ti manca la mira, eh? Facile sparare con la carabina a colpi di culo.
qualcuno va a recuperare, dai, ci penso io. Ah, boh, adesso ci metto con laser. Quanto tempo manca? Morse Mutual, we're here to help. I'll do my best. Cioè, li conosco io gli spawn qua che non l'ho mai fatte uno contro uno. Io dico che sfigata la gente. Cioè, poi è una cazzata immaginare dove sono gli spawn qua. Conoscendo GTA. Devo vedere come fare perché, boh, vengono. Sono venute piccole ste mod. Devo trovare qualche grafico che già l'ha fatta queste cose. Hai visto come sono atterrato bene con il veicolo sull'aereo? A me sembrava Marco. Non esci. Minchia, mo l'ho trito. Vieni qua, va. Non ti dico io, scemo. Tanto sicuramente me lo mette in colonia il cangiali. Sicuramente. Venitemi a prendere veloce. Andate a recuperare Umbo, per favore. Arrivato un altro a cagare il cazzo. Ah, no, minchia, me l'ha messo qua. Ma che botta di culo. Sei bravo, mi fa, Ma è un pirla. Adesso ci divertiamo. Ah no, sei tu Piero, scusa. Adesso ci divertiamo. Da qua mo non lo continuo a spawnare sempre qua dentro. Se ne è uscito.
Invece no. Però non è uscito scritto se è nascosto il radar. Ah, se te l'ha trasportato a casa, vuoi vedere? Controlla PayPal. No, non c'è niente. PayPal mi manda la notifica, ragazzi. Andate da Dexter. Ah, sì, no. C'è una notifica. Grande Alessio, grazie, grazie Alessio, gentilissimo. Grande, grande, grande Alessio. Impossibile, non mi fa entrare, cioè non mi ricordo la password. Dopo le guardo. Un attimo che devo riuscire a rientrare su PayPal, raga. Grazie, grazie comunque Alessio, è gentilissimo. Ste, vieni tu, lo so, ma io stavo cercando di fare sta cosa anche. Scusami, Umbo, c'hai ragione. È il mio numero. Sì, aspetta, adesso controllo, aspetta aspetta, perché sto avendo problemi, non mi fa entrare. In teoria sì, anche su coso ti puoi abbonare col credito Google Play. Manda il messaggio. Ciao Gabriele Ghio, benvenuto. Vediamo se c'è ancora. Sì. Che cazzo, impossibile che non è quella la password. Ho trovato la password. Grande. Grande, grazie. Cioè,
Penso che sei stato tu, perché chi me le ha mandate, sennò. Grande Alessio. Grazie, grazie Alessio. Dopo poi faccio gli screen e te li metto e ti metto. Vedo di cancellare il cognome. Grazie, grazie Alessio, gentilissimo. No, no, ho fatto. Io ho due tipi di password. Gabriele Ghio, benvenuto. Iniziano a bruciare gli occhi, raga. Invece no, sai. C'è stato un periodo che a me una tipa mi mandava tutti i giorni no, ma una volta a settimana 20, 40, 20, 40 euro. Grazie, sì, no, anche a me è piaciuta stasera la live. È solo che. Io vi direi una cosa, raga. Io chiuderei qua, non per cattiveria, ma perché devo caricare anche gli altri video. Quindi io stasera vi saluto, che mi iniziano a bruciare gli occhi. Almeno domani mattina entro presto e facciamo tutto bene. Io, raga, vi ringrazio. Minchia se mi bruciano. Vi saluto e vi ringrazio ancora. Ciao a tutti su Twitch, eh. Ciao ragazzi. Mi raccomando, passate su YouTube, che sto caricando dei video davvero belli. Minchia, bravo il tipo. Puttana. Puttana. Ma è coso? Ma non è Fanaptom. Final December non è Fanaptom, ha venduto l'account, raga. Non è lui. Ma io sapevo che era, l'avevo letto l'altra volta, secondo me è uno dei suoi, eh. Eh sì, perché non rompe il cazzo, secondo me è lui. Sì, è lui, è lui. È lui. Cos'è? Amore, ammazziamoci tutti. Secondo me è lui. Eh sì, perché io l'altro giorno ho visto un video suo e mi sembra che sia il suo. Però che cazzo di clan è? Cioè, mi pare strano che entra in sto clan del cazzo. No, ma Final December mi sa che è quello che sta facendo della serie nuova di Data Recovery, quindi dovrebbe essere Eh sì, è partito per lui. quello. È lui, perché guarda, cioè, il personaggio a me sembra il suo. Però chi è questo? Hyper Beast, è quello che mi pare strano. Vabbè. Comunque raga, sì, ci sentiamo domani Umbo. Io vi saluto, dai, così carico gli altri video che voglio portare una nuova serie e continuo a portare queste nuove serie con questi video. Io vi saluto e ci sentiamo ragazzi, mi raccomando, fate i bravi, buonanotte a tutti. Un abbraccio. Ciao ciao. Aspetta che saluto su